La Rosellina? Ma sì, Gina. Signora Amelia, come va? Va bene? Eh? Hai fatto una camminata? Sì. Ciao. 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 Sera. Adesso ti faccio mangiare la torta. Ti diamo avanti. Apriamo con gli altri piatti. Ma tuo fratello conosce? Com'è questa torta, Jenny? Buona? Lecker? Eh sì, dopo l'ho dato la mente. Quello è tutto giusto. Il nome. Tutta fuori del lindo, ma meglio così, così gli resta più la mare in bocca, che l'hanno visto e non l'hanno preso. Glielo dai a Jenny? No, quando è finita la torta, dai, ce l'avevi gli ultimi 10 minuti, cioè, perdere con la Roma in casa non è mai successo da 60 anni. 3-1 poi. Meno male che hanno indovinato quella partita. C'hanno la pancia piena anche, vero? Io non dico niente, aspetto tanto agosto e adesso, oggi, 28 giorni e si vede. Subito, con Lione, l'ho visto, Lione ieri sera è fortissimo, sono in palla. Abbiamo capito, dai, la tecnica è in base all'età, si parte da più piccola a più grande, più piccola agli anziani. Ma perché non lo vedi più? Ce l'avete tutto? Vedi, Jenny è il doppio della nostra, Jenny. Sei un imbrogliona tu, a te trattamento speciale. Jenny, fai più attento, beh, che gli vanno la cosa. Ti voglio dire. Ti ha scambiato per qualcuno. Perché ti assomiglia agli Anaconda? È bello che ti fa chiamare Sara. Sicuro, gli Anaconda c'ha 70 anni, lui è un ragazzo, chiamami. Deve venire a giocare a tennis, mi sta cercando. Diceva venire alla casa poi a tennis con me. Bravo, no, lui domenica. Parlavi di questo tu, di domenica. E poi c'è il bello c'è là. Quindi fa pure i lavori a questa qua. Sì, mi ricordo, però quell'altro è quello del cuore. Però è bella bagnacca. Trattatene che qui siete fossa, è mezzo di fossalde, mezzo è un triconfine, ogni parola vale per tre. Questo capisce subito. Lui sta a parlare che la signora se si è fatta la bagnata, che è quello? La signora non la conosce, lo vede. Vedi, quello lo devi prendere per il verso giusto.
Questo ogni parola ha un triplo senso. Perché mi ha detto che mi devo finire quello là. Ancora non lo finisci. Vai, finisci quello là. Azia. Ma però obiettivamente piccolino ma buono. Poco ma buono, e così va bene. Quelle persone così. A me piacciono le pizze. Queste torte io le chiamo ancora pizza dolce. A me la pizza dolce, quella marca, tutti gli altri dolci. A me, due volte in vita mia ho comprato i, come cazzo si chiamano, i pasticcini da portare a casa, ricordi? Ma mi piacciono i pasticcini. Io proprio non ce l'ho più, li detesto. La pizza dolce sì. Più che dopo Pasqua, poi dopo quello si chiude, però allora, si chiude e di alzi pure. È già troppo farcita per la mattina, sei asciutta è una cosa. Io ti voglio sapere che facci la mattina, Barbara. Non posso immaginare, se devi limoncello la mattina. Io invece te la mattina, te verde. A casa, poi fuori casa. Però non te verde. Alla fine te verde non ci resta niente. Sono stati con mamma. Ci mette fette biscottate, brioche, tutto zuffato. La sorella di papà c'è domani improprio. La pizza dolce merita 9:30-10, l'avete fatta fare da qualche, da qualcuno, da qualcuno. Dalla no, ma quello sono bravo. Di fatto fatto male, fatto per prima sera, non devo, perché se no non mi fa dire. Non lavora domani, domenica. Dobbiamo andare a pulire il cantiere. Ma qualche volta pure a Fariate, a me piace. Guarda. Io devo trovare tutti i sistemi per non andare a bar. Dante, ti posso dire una cosa. Io quando si fa a sabato me non esiste. Però sì, ne fa a Ma vedi la famiglia. Ma tu fate lo sabato la domenica. Se la gente non muove il weekend, io non lavoro. Sia a pranzo che quando c'è. Una voglia fare una cosa, la fa quando cazzo. Non guarda il calendario. Non ci sono cose. Ma voi sabato si può guardare. Chi la dice? Ma che sabato voi non viene tu. Per dire, capito? Uguale. Io penso così. Quando ci portiamo Nicole dietro ogni volta, perché quella moriva, quella prima giovanile del Bre Valentina, quella mica ci conosceva. Invece mo restando qua Nicole, stavamo qua. Anche Nicola, è cresciuta con voi. Sprecato. E lui dal boscaiolo solo il primo, e il primo e il secondo. Ancora. Il boscaiolo è un ristorante? Sì, è uno che conoscono, no? Giovanna. Ma lì o qua? No, a Campobasso. Ah, sì, noi sono il primo, perché quello primo e secondo, e quello la scarpetta calpante. E dice Nicola, chi non ti ho soldi sporcati. Ma mi prendi pagare, se ci penso io. Ma pure Jenny è una buona forchetta, quando comincia a mangiare non la smette. Guarda qua, aspetta, non va a finire dagli altri regali. No, mi sono dimenticato qua, no, stop.